Allora, Preside, noi abbiamo visto già, insomma, dopo il primo suono della campanella, intorno al 20% di assenze. Ci dettagli tutto. Ma innanzitutto ringrazio l'assessore che è sempre presente, quotidianamente ci sentiamo, per cui è mio dovere e doveroso farlo. Guardi, i numeri sono molto diversi a secondo del grado di istruzione, nel senso che per esempio all'infanzia noi ieri abbiamo dovuto chiudere una sezione, e al villaggio sportivo abbiamo quasi il 50% degli assenti, viceversa per quanto riguarda le scuole primarie invece si attesta al 15-18%. Questi sono dati, come ha spiegato bene l'assessore, provvisori, nel senso che noi abbiamo dei dati in riferimento ai ragazzini che sono assenti, che erano praticamente o positivi o in quarantena prima dell'inizio delle lezioni, quindi non sappiamo l'evoluzione nei prossimi giorni. Quindi l'attenzione che l'assessore e i tre dirigenti che ci dovremo incontrare nei prossimi giorni andremo proprio a verificare è quella dell'evoluzione delle positività nei prossimi giorni. Questo è fondamentale per capire anche come muoverci. È ovvio che, come diceva anche l'assessore, noi abbiamo delle disposizioni nazionali che vanno un pochino a, diciamo così, non scontrarsi, ma comunque a livello locale bisogna vedere come fare per i tracciamenti, che sono diventati ovviamente un problema visto l'aumento dei casi. Lei mi ha proprio anticipato la domanda successiva. Allora, nel momento in cui un ragazzino risulta positivo, è entrato in contatto, eccetera, diventa difficile in tempi brevi avere un tampone molecolare così? Sì, guardi, allora fino a prima delle vacanze natalizie devo fare un ringraziamento anche all'ASLA di Biella che si è mossa in maniera perfetta, avevamo dei tempi strettissimi, abbiamo ancora la fortuna di avere un rapporto diretto anche con l'ASLA, anche grazie ai miei referenti di plesso e Covid presso la nostra struttura. Ad oggi ci sentiamo anche con loro quotidianamente, ovvio che i tempi non sono più così stretti, il tempo T0 e T5 famoso diventa più complicato, però anche loro stanno facendo uno sforzo effettivamente eccezionale, quindi siamo veramente in una situazione difficile, ma saranno i prossimi giorni a dirci, a darci la bussola su come muoverci. Assolutamente, allora sicuramente ci riaggiorneremo.